Salve a tutte, oggi avrei piacere, ho piacere di parlarvi un po' di quelle che sono le cause dell'estetismo. Non so quante di voi la mattina dopo essersi lavate il viso sono contente di quello che vedono allo specchio. Ebbene, se quello che vedete sono macchie, pori dilatati, rossori, pelle vizza, pelle un po' invecchiata prematuramente, pelle foto invecchiata, quindi invecchiata per l'eccessiva esposizione di agenti esterni, in particolar modo al sole, ecco, forse diventa per voi interessante capire qualcosa su come funziona la pelle. In questo penso che siamo proprio la prima azienda che porta quella cultura che serve per decidere che cosa serve alla pelle. Allora, spero di parlare in parole semplicissime. Vi prego, se qualcosa non è comprensibile, rispondeteci, contattateci, che sia io che Francesca siamo sempre, sempre in chat. Quindi ci potete contattare via mail, con messaggio, pubblico, privato, esattamente proprio come preferite. Allora, partiamo da questa spiegazione. Ho fatto uno dei miei disegni, sono terribile a disegnare, però vabbè, l'obiettivo forse è uguale. Allora, la pelle. Questa è la nostra pelle, no? Quindi questo è lo strato superficiale, questa è l'epidermide, questa è la giunzione fra gli strati superficiali e quelli profondi, quindi questo è il derma. Cosa succede? Innanzitutto il pH, quindi il grado di acidità della nostra pelle, è quello che controlla tutte le funzioni. Perché? È grazie all'equilibrio di questo pH che la nostra barriera di superficie si può comporre. Da cosa è composta la nostra barriera? Da mattoncini di proteine, che sono le cheratine, e da del grasso che, come un cemento fra i mattoni, le tiene tutte insieme. Questo fa sì che ci sia una giusta traspirazione. Cioè, se io sono in un ambiente umido, la mia traspirazione sarà inferiore. Se io sono in un ambiente molto asciutto, quindi c'è un costante adattamento della mia pelle a quelli che sono gli agenti esterni. Quindi questa pH è quello che controlla la composizione di questa barriera, perché se il pH è troppo alcalino o anche semplicemente neutro, ok, questo mattoncino non riesce a costruirsi, perché tutti gli operai, che sono questi enzimi che permettono la composizione di questo muro, non lavorano adeguatamente. Ed è per questo che noi insistiamo sempre su quanto è importante detergere la pelle da 0 a 100 anni in un modo estremamente fisiologico, quindi che rispetta sempre questo pH. Quindi pulire in profondità senza mai, mai, mai alterare l'equilibrio di questo pH. Quando questa barriera non è composta, che succede? Che noi perdiamo molta più acqua di quello che in realtà dovremmo perdere per adattarci all'ambiente. Quindi è come un'emorragia di acqua. Questa emorragia di acqua cosa porta? Porta a due effetti. Uno è un circolo vizioso, perché quando la pelle perde acqua, che cosa si crea? Ci sono sempre altri enzimi che hanno bisogno dell'acqua per lavorare, che sono quelli che non fanno comporre correttamente anche loro questa sequenza di mattoncini e grasso, mattoncini e grasso, quindi proteine e grasso, proteine e grasso. Naturalmente che succede? Questo muro non fatto, acqua che evapora. Acqua che evapora, muro non fatto. Quindi è un circolo vizioso senza fine, per quello è importante ristabilirlo. Un'altra cosa importante è che quando noi perdiamo acqua, dentro l'acqua noi, come in qualsiasi liquido, ci sono disciolti dei minerali, degli ioni, no? In questo caso sono gli ioni calcio. Questi ioni calcio, quando evaporano insieme alla nostra acqua, succede che la nostra membranina, quella che fa fare una volta circa, una volta al mese, uno strato nuovo di pelle, si attiva, perché per lei è un segnale che le dice produci un altro strato. Facendo questo, naturalmente, cosa fa? Lo produce prima dei suoi 28-30 giorni fisiologici, quindi il nuovo strato sarà sempre sottile e sempre disagiato. Capite bene che tutta questa situazione porta a quello che viene definito un disagio di barriera e un'infiammazione. Perché un'infiammazione?
La pelle è un organo che è stato messo lì, no, per difenderci dagli agenti esterni e farci in qualche modo e permettere all'interno di adattarsi a quello che succede all'esterno. Ora, nel momento stesso in cui ho questa barriera che dovrebbe fare questo, svolgere questo compito, non è strutturata, il corpo sente che in quella zona possono entrare dei batteri, possono entrare dei microrganismi negativi, pericolosi per il nostro interno, oppure sente semplicemente che non è sufficientemente difesa dagli agenti esterni. E cosa fa? Crea sotto una vasodilatazione, quindi si crea proprio questo rossore, questi vasi che si dilatano, perché dilatandosi permettono a tutte le nostre celluline, quelle, i soldatini che ci difendono, no? Quindi ma li manda tutti in prima linea. Quindi questa fase della frazione diventa proprio una situazione difensiva, perciò disagio di barriera, difesa, e si creano i rossori. Al tempo stesso cosa succede? Quando io sento che la struttura non è fatta, siccome fra le cose da cui io devo difendermi, senza dubbio, per la pelle assolutamente pericolosi per il DNA delle nostre cellule, sono i raggi del sole, che cosa fa? Aumenta la melanina. Quindi un'infiammazione crea un incremento proprio della melanina, quindi la mia pelle sarà non solo vasodilatata, ma con un eccesso, con degli eccessi irregolari di melanina. Un altro fatto ancora non trascurabile, soprattutto se sono già grandina, tipo me, quindi sopra i 40 anni, è quello dell'invecchiamento precoce. Perché? Quando io ho una situazione infiammatoria, si alzano praticamente tutti degli enzimi, delle proteine che distruggono prima del tempo il mio derma. Quindi se il mio obiettivo è di mantenere il turgore, io praticamente perdo proprio questa capacità, perché si attivano questi enzimi che me le distruggono, quindi queste me le distruggono. Non ho struttura, non ho sostegno sotto. Quindi è utile fare filler, trattamenti, usare la migliore crema del mondo se io poi non ho ristabilito questa fisiologia. E questo è uno dei motivi per cui per noi parlare e trattare come primo step sempre e per forza la normalizzazione della barriera cutanea è dato da questo. Quindi se io voglio trattare le rughe devo prima rimettere a posto la barriera per il motivo che ho appena detto. Se soffro di pori dilatati, infiammazione e rossori devo prima mettere a posto la barriera. Se ho la pelle disidratata o secca devo prima mettere a posto la barriera. Se ho le macchie, a maggior ragione, devo prima rimettere a posto la barriera. Perché solo facendo questo io posso ottenere un grande risultato. Poi naturalmente non è che io solo normalizzando la barriera ho una risoluzione completa, se non si chiamerebbe kit della normalizzazione, si chiamerebbe miracolo di Lourdes. Però ho già dopo il kit della normalizzazione un miglioramento tangibile e visibile di quella che è la qualità della mia pelle. Dopodiché, in base alle cause, continuerò con quello che è crono invecchiamento se ho 45 anni, foto invecchiamento se sono una persona che ama il sole, se sono una pelle geneticamente sensibile continuerò con il mio progetto rossore, se ho le macchie e quindi non sono sufficienti 2 mesi, no, per risolvere completamente il problema macchie. Quindi dopo il kit della normalizzazione avrò le mie macchie fortemente attenuate e poi continuerò in base a quelle che sono le cause delle macchie con un percorso per le macchie. Naturalmente bisogna ricordarsi anche lì che ogni nuovo strato, abbiamo detto, fisiologicamente impiega 1 mese, quindi ovviamente dopo 2 mesi di normalizzazione io ho 2 nuovi strati e se sono anni che la mia pelle è disagiata e se sono anni che io in qualche modo faccio cose sbagliate sulla pelle è ovvio che non posso pretendere poi in 2 mesi di averla rimessa a posto, però sfido qualsiasi altro progetto cosmetico ad ottenere i risultati che otteniamo noi in 2 mesi. Spero come sempre di esservi stata utile e spero soprattutto che iniziate a pensare a cosa succede a una pelle quando o uso un detergente non adatto oppure quando io metto ancora peggio una pellicola di silicone, paraffina, nylon, acrilico. Che succede? Che nel momento stesso in cui applico una pellicola, la mia capacità di adattamento nei confronti degli agenti esterni viene completamente distrutta, viene completamente alterata. Questo che cosa provoca? Provoca che la pelle sente questo e crea una serie di reazioni infiammatorie.
con tutte le conseguenze che abbiamo sentito. Quindi vi invito, per la vostra salute, indipendentemente dal fatto di sposare il progetto Bisogno o meno, per la salute della vostra pelle, di iniziare ad aumentarvi su quelli che sono gli inci, su quelli che sono gli ingredienti contenuti all'interno di quello che state usando a casa. Consultando poi tutte quelle che sono le fonti ad oggi a disposizione, che sia fare il check del vostro prodotto sul sito dell'ICEA, piuttosto che consultare i vari biodizionari, Sai cosa ti spalmi, Il mondo di Lola, dove comunque persone competenti parlano degli ingredienti all'interno dei cosmetici. Nel caso nostro non è solo un'attenzione per maniacale nell'evitare sostanze dannose per la pelle o che alterino la pelle, ma il nostro è proprio un progetto che punta a ristabilire la fisiologia cutanea. Quindi il nostro modo non è solo un concetto della cosmesi naturale che rispetta la pelle e l'ambiente, è riportare la pelle alle sue naturali funzioni. Unico modo per risolvere gli inestetismi e risolverli in modo duraturo, perché la pelle, una volta che riprende le proprie funzioni, mantiene il risultato. Spero di esservi stata utile, ora chiudo davvero. Salve, e buona giornata a tutti e grazie.